Allora, Anastasia, domani che giorno sarà per te? Un giorno molto importante, vero? Sì, molto. Perché? Io faccio la recita a scuola. Esatto, Vanessa. Domani dobbiamo andare alla recita di Anastasia a scuola alle 4:45. Quindi sono già uscita. Esatto, appena esci da scuola ti vengo a prendere e andiamo subito all'asilo d'Anastasia. Ma quindi Anastasia uscirà dopo da scuola? Eh sì, domani usciremo verso le 5:30 dall'asilo. Dovete sapere, ragazzi, che per Anastasia questa è la prima recita in 3 anni di asilo, perché purtroppo... Perché tra un po' io finisco la scuola all'asilo. Esatto, l'anno prossimo Anastasia andrà alle elementari e fortunatamente hanno dato la possibilità ai bimbi che finiranno l'asilo quest'anno di fare una recita. Quindi domani è un giorno importantissimo, speciale. Esatto, brava Vanessa. E stavo pensando quindi di andare... Ragazzi, sei messa lo smalto oggi? Guardate che belle trasparenti. Guardate le mie. Ragazzi, ma voi lo mettete lo smalto sulle unghie? Anastasia ne va matta, mette sempre lo smalto dappertutto, sulle unghie, sui piedi, sulle unghie dei piedi, sui denti, sul tavolo, sulle sedie, abbiamo smalto dappertutto. Allora, se vi va, bimbe, possiamo andare già a preparare l'occorrente che servirà ad Anastasia domani. Quindi... Qua c'è l'arcobaleno! Come c'è l'arcobaleno? Ci ha preso per il fondello. Andiamo! Ci ha preso in giro. Andiamo. Ok, quindi andiamo a preparare gli abitini di Anastasia che metterà domani e vediamo cos'altro. Va ragazzi, bene? Ci vediamo. Sì, ragazzi, io mi metto vestita con cuoricini in casa e mi metto vicino a Federica. Ci vediamo al ragazzi, piano di... Sapete, domani la mamma la recita fa il video. Eh sì, lo sto già facendo e adesso. E poi anche cantiamo le canzoni che facciamo i bambini. Ci vediamo al prossimo alla fine, video. E alla fine ragazzi, i genitori fanno gli applausi. Yeah. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ci vediamo al piano di sopra. Dai, su, muoversi. Ma dove vai? I tuoi vestitini estivi sono di qua. Dove vai? Vieni qua. Qui. No, quello lì, ne prendiamo un altro, vieni. Uno, voilà. E voilà. Oh, Anastasia, guarda, metti questo qua. Che bello, è anche nuovo. L'abbiamo preso da Zara e non l'abbiamo ancora mai messo. Ti va? E non c'è nemmeno bisogno di mettere i pantaloncini. Va bene? Sei d'accordo? Ok. Ok. Anastasia! Sei contenta, amore? Sei eccitata? Non è bello anche questo, però. Però questo è piccino, secondo me. Non va come più bene. Come maglietta. Non va più bene ad Anastasia. Abbiamo... Allora, quando finisce la scuola? Tra poche settimane facciamo il cambio degli armadi. Quindi... Io mi ricordo quando me... Ora Anastasia che la metteva. No, era tua. L'avevamo presa da Zara quando eri piccina e avevo sbagliato perché era maschile, ma a te piaceva un sacco. Infatti io la mettevo sempre quando sì. Eravamo in nave che mi copriva. Brava. Ma lo sapete che tra pochissimi giorni andremo al mare a Rimini? Sì, 15 giorni. E lo sapete che smetti. E lo sapete che dobbiamo andare a comprare tutto quello che ci serve perché abbiamo lasciato tutto in Sardegna. Anastasia, allora, se non la smetti, io domani non ti porto alla recita. Vuoi vedere? No, la maschera no, perché ce l'ho io di moto. Ok, la maschera no, ma non abbiamo costumi, non abbiamo i teli da mare, quindi dovremo andare a fare shopping. Comunque, Anastasia, tu sei letteralmente impazzita quest'oggi, anzi questa sera. Io voglio questo vestito. Vuoi questo? Che è anche bello estivo? Se non è troppo corto, se no ti metti un pantaloncino sotto. Dio, che casino, ma è sera, dovreste essere stanchissime. No. Dove è andata? A chiedere a Google? Ma Anastasia, sicuramente c'è il sole. Vuoi farle vedere le calze? Sì, ciambella. Sì. Donuts. Sì, perché non ci capisco tanto. Era una forma di donuts prima, adesso le abbiamo aperte. Guarda, non so se ho leggiato. Ci sarà 15 gradi e 100 gradi.
Guarda. Però quando ci vediamo c'è il sole dentro le nuvole e poi c'è la luna, luna. Guarda, Anastasia, ti posso dire una cosa, la tua maestra ci ha già detto di portarci i cappellini perché voi sarete all'ombra ma noi saremo al sole, quindi speriamo che ci siano le nuvole quando, tanto il caldo c'è sicuramente, ma le nuvole speriamo in bene perché altrimenti moriremo di caldo. Allora amore, abbiamo deciso quindi l'abitino e anche il pantaloncino da mettere sotto, perché altrimenti se vai a scuola e giochi con la gonnellina non va bene, vero? Sì, ecco. I capelli invece, un elastico, facciamo una bella coda domani e lo stesso cerchietto che hai su adesso, va bene? L'elastico ce l'hai già al polso. Bene, non ci resta che fare una super doccia. E a nanna, che domani è una giornata importante e bisogna essere pieni di energia. Io l'ho fatta ieri, poi l'ho fatta ieri. La doccia si fa tutti i giorni, soprattutto adesso che fa caldo e si suda. Ragazzi, vero che la doccia si fa tutti i giorni? Scrivetecelo nei commenti, voi quante volte la fate? Ma in inverno, ancora ancora. Vedi una cosa? Non so cosa vi ha detto, ma voi scrivete nei commenti che mamma Romina ha ragione e soprattutto quando fa caldo bisogna fare la doccia tutti i giorni. Allora, noi chiudiamo questa prima parte del video perché è sera e bisogna andare a dormire, ma ci vediamo domani mattina. Vieni, Vane! È prossimo video! No, che prossimo video? Ci vediamo domani mattina... Alle 11. No, alle 7:30 quando mamma vi sveglia e ci prepariamo. Mi prometti che domani, mi promettete che domani mattina vi svegliate subito? No. E allora non vai alla recita. Mi sveglio, vado. Buonanotte a tutti e ci vediamo domani mattina. Ciao. Ciao. Mamma, iscrivetevi al canale. Ma non è finito. Attivate la campanella, lasciate un po' di... Ah, lo vediamo domani. Ce l'ha fatta, ciao. Ragazzi, l'ha capito. Ciao. Tomorrow. Bimbe. Bimbe. Buongiorno. Amore. Amo. Vanessina. Buongiorno. Ani, che giorno è oggi? Che giorno è oggi, amore? C'è la festa a scuola. C'è la festa a scuola, Anastasia. Ehi, tata. Buongiorno. Buongiornissimo. Ma sveglia, pigrona. Ieri sera mi avevi promesso che ti saresti svegliata subito. Cosa c'è oggi a scuola, Ani? La tua festa, eh? Ma non sei contenta? Dobbiamo andare a metterci subito il vestitino, vero? Te lo metto? Lo porto di qua? Vane, amo, dai, svegliati anche tu. Due minuti? Solo due? Promesso? Guarda qua cosa c'è? Il tuo vestitino! Dai, su, che fatica, ma ieri mi avevate promesso che oggi vi alzavate subito. Mettiamo il vestitino, tatina, eh? Oh, Vane, 2 minuti sono passati, sveglia. Sì che è vero. Sì che è vero, anche 5. Buongiorno, amore mio. Amore, cos'hai stamattina? Sei tanto stanca? E ti fa male la gola? Mi dispiace. Cerca di riprenderti, va bene? Senti, facciamo così. Ascoltami, Ani. Visto che la maestra vorrebbe che oggi restate tutti fino alle 4, perché poi c'è la recita, le chiedo se puoi uscire prima perché non stai tanto bene, poi ti riporto io. Facciamo così, amore. Dai, magari ti porto verso le 3:30. Glielo chiediamo. Va bene, sei pronta però? Sei contenta? Va bene. Ciao. Ora, Vane, siamo arrivati davanti alla scuola di tua e qua c'è la piccolina che oggi ha la recita e niente, se la vuoi salutare così dopo ci vediamo alla sua recita. Ciao, Vane. Ciao. Ci vediamo dopo la tua recita. Ok. Ciao. Ok, amore, buona scuola. Noi ci vediamo al solito orario, va bene? Sì.
Ciao. Ok ragazzi, le bimbe sono andate a scuola. Stamattina Anastasia purtroppo non era in formissima, aveva una brutta tosse e le ho chiesto se voleva uscire prima e poi l'avrei riportata io per la recita, ma mi ha detto di no, che voleva restare a scuola. Quindi ci vediamo alle 5 meno un quarto alla recita di Anastasia. Bentornata amore, stai facendo merendina perché oggi non possiamo andare a casa perché dove stiamo andando? Alla recita di Anastasia. Sì, farà anche tanto caldo, ti ho portato il cappellino, ok? Adesso andiamo in macchina, prendiamo il cappello e andiamo subito a scuola di Anastasia. Okay. Oh, devo prendere il primo posto, voglio vederla da vicino. Ok ragazzi, ci siamo quasi davanti alla scuola di Anastasia. Speriamo di riuscire a trovare uno dei primi posti perché devo farle il video e ho bisogno di vederla molto bene. Sta iniziando la recita. Sei contenta? Sì? Anch'io. Primavera, vera, vera, quell'estate, estate, estate, c'era tunna, tunna, tunno, quell'inverno, quell'inverno. Animale che striscia, striscia, c'è un animale che sa. Ok, sorriso. Brava! Bravi! Ok, vieni amore mio. Ciao amore! Sei divertita? Beh, è stato bello, sei stata bravissima. Vediamo come questa. Sei contenta? Eh? Sei stata bravissima, avete cantato delle canzoni bellissime. Ti sei divertita? Sei molto stanca, vero amore? Adesso quando arriviamo a casa mi fai vedere la tua premiazione, leggiamo cosa c'è scritto e poi facciamo la pappa e subito nanna, che oggi sei stata tantissimo all'asilo, vero? Perché quella faccia? Siete stati tutti belli e bravi. Ed eccoci a casa, amore mio. Oggi sei stata veramente brava. Tu e tutti i tuoi amici avete ballato e cantato benissimo. Ma cosa hai preso oggi? Il diploma, amore. Il diploma di fine anno. Facciamolo vedere. Guarda. Anzi, che bello. Uno, due, tre, quattro, cinque. Oh, eccolo qua. Bravo, amore. Il diploma di fine percorso alla materna. L'anno prossimo andrai a scuola. Guardate. Fai vedere cosa ti hanno regalato. Guardate un po'. Hanno regalato anche un'agendina a tutti i bimbi. Io già ho fatto qualcosa. Cosa hai fatto? Il mio nome. Vediamo, fai vedere. Guardate. Anastasia. Il cuore poi. Con un cuoricino. Ecco, stavo disegnando un gatto. È un gattino, amore. E i maschietti cosa hanno regalato invece? Quello dei maschi. Azzurro. Io e Giulia Madonna ce l'ho uguale, invece non è Federico uguale. Eh sì, maschietti azzurro? Sì. Magari oggi facciamo un altro video, boh, non lo so. E adesso no, perché è sera e tu sei stanca. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!